sembra addirittura verniciata a nuovo, addirittura con il cofano in carbonio. Invece è stata wrappata, ovvero è stata ricoperta di una pellicola. Vediamo, facendo un passo indietro, come è stato realizzato questo lavoro. Ciao a tutti, sono Cristiano dell'officina 4x4 di Milano, un'officina specializzata in fuoristrada. Oggi vi presentiamo un nuovo tipo di lavoro per personalizzare la vostra vettura, che si chiama wrapping, cioè rivestire la vettura con un materiale plastico e possibilità di cambiare colore e fare varie parti in vari modi differenti, in base proprio all'esigenza e al gusto di ognuno di noi. In questo caso abbiamo affrontato la preparazione di una Land Rover Defender, abbastanza datata, ma l'abbiamo riportata, diciamo, ai livelli di una vettura nuova, di ultima generazione, facendo varie parti diverse e una colorazione opaca, come va di moda in questo periodo. Ora vi facciamo vedere i dettagli di questo tipo di lavoro. La differenza sostanziale tra wrappare la vettura e verniciarla è che, rifacendo un pezzo, è sempre dello stesso colore. Non abbiamo problemi di tonalità di qualsiasi colore si tratti, o che sia un film in carbonio o che sia un film opaco o lucido, perché ovviamente questo è un materiale plastico ed è sempre dello stesso colore. Quindi se fra un anno abbiamo da rifare il parafango e ci serve rifarlo bianco opaco come questo, sarà sempre lo stesso bianco opaco. Il tipo di lavorazione ovviamente è molto diverso da quello della carrozzeria, della verniciatura, perché ovviamente basta togliere l'adesivo e riattaccare l'adesivo e non c'è bisogno quindi di incartare la macchina, prepararla e tutto quello che ne consegue una verniciatura classica da qualsiasi tipo di carrozziere. Allora, questa vettura in origine era di questo colore azzurro pastello originale Land Rover, e l'abbiamo portata a questo bianco opaco in stile 2000. Sembra verniciato. In tutti gli effetti sembra verniciato, ma è una pellicola adesiva. Può servire sia per portare una macchina datata a sembrare una macchina nuova, o sia per rivestire una macchina nuova per evitare graffi, usura dal fuoristrada, intemperie e via dicendo. Quindi può essere utilizzata sia su macchine vecchie che su macchine nuove. Queste parti le abbiamo rivestite con una pellicola che sembra e dà l'effetto carbonio, quindi abbiamo fatto determinati particolari. Si può anche non ricoprire tutta la vettura, si possono fare anche soltanto particolari. Qui abbiamo fatto i profili del tetto, abbiamo fatto i parafanghini, abbiamo fatto tutto il cofano in carbonio, che dà un effetto molto particolare della vettura. Così si vede bene che ognuno di noi può scegliere la propria personalizzazione. Potrebbe fare tutta in carbonio, o tutta opaca, o tutta lucida. In base proprio all'esigenza di ognuno di noi. In questo caso qua ci sono delle problematiche di lavorazione per il tipo di vettura, infatti questa vettura è stata dovuta smontare completamente. La Defender è una macchina che utilizza ancora oggi rivettature sui pannelli, e quindi per fare un lavoro al meglio è stato tolto tutto e smontata completamente per rivestirla, a differenza di altre auto che non c'è questa necessità. Quindi ognuno di noi, in base alla macchina, si può vedere varie soluzioni e il tipo di lavoro, ovviamente. Ricordiamoci, questa pellicola si può togliere in un secondo tempo se uno volesse ritornare alla macchina originale, non crea nessun danno alla carrozzeria, quindi è un lavoro sempre reversibile. Ovviamente su una macchina più nuova ha un senso diverso, perché il discorso è che uno la ricopre per non rovinarla, e nel momento in cui magari la va a vendere o vuole cambiare colore può togliere la pellicola, la macchina ritorna a essere come era prima, perfettamente come era prima. Oppure su una macchina come questa, ovviamente il risultato lasciamo questo, che l'abbiamo fatta tornare nuova, diciamo. Allora, l'officina 4x4 è installatrice ufficiale di un'azienda che si chiama APA, un'azienda italiana che produce questo film plastico particolare, un'azienda conosciuta in tutta Europa, e adesso vi presentiamo Roberto e vi facciamo vedere com'è l'azienda APA e cosa vuol dire il film plastico di cui abbiamo parlato fino adesso. Ciao Cristiano, anche per me è oggi un piacere poterti riavere qui tra noi. Dovete sapere che Cristiano di 4x4 è uno dei nostri migliori clienti nel campo del wrapping, delle tecniche di applicazione di queste pellicole, ed è lui, come dice il nome stesso, è sicuramente specializzato del 4x4. Dunque, APA chi è? APA è un'azienda italiana, siamo presenti sul mercato dal 1978, quindi da più di 30 anni. Da sempre siamo produttori di pellicole autoadesive, nate specificatamente per la grafica pubblicitaria e la stampa digitale. Da circa 6 anni ci siamo specializzati nelle pellicole dedicate al wrapping, e
ad oggi devo dire che ci stanno dando grosse soddisfazioni. Siamo stati tra le prime aziende a credere in questo mercato e grazie anche a clienti come 4x4 ci stiamo un po' facendo strada in spazi nuovi che, vista la situazione economica di oggi, sinceramente non sono dannosi. Dunque, che cosa dire del wrapping? Io so che Cristiano già vi ha detto tutto quello che c'è da dire. L'unica cosa che posso aggiungere è di non fidarsi troppo del fai da te. Io so benissimo che questo video verrà visionato da tante persone appassionate di fuoristrada o di tuning, ma vi sconsiglio di fare dei lavori senza andare da un centro di applicazione specializzato. Lo so, può sembrare anche un discorso strano, nel senso che noi siamo un'azienda che produce, il nostro business è quello di vendere e saremmo ben contenti di aumentare le nostre vendite, magari commercializzando alla vendita diretta al pubblico. Ma noi per primi questo non lo vogliamo fare, non l'abbiamo mai fatto e non lo faremo mai. Vi consiglio di andare presso i centri di applicazione, APA ne ha più di 350 oggi attivi sul territorio italiano. Un consiglio, fatevi fare dei preventivi perché la professionalità dell'applicatore oggi fa fare delle belle variabilità per quanto è il prezzo del prodotto. Altre cose, il wrapping ci crediamo molto, vuol dire ringiovanire, vuol dire cambiare colore, vuol dire mantenere nel tempo il valore del prodotto. Che dire, forza wrapping e buon divertimento.